Bene, buongiorno. Possiamo riprendere la nostra lezione sulla percezione del rischio e la paura. Cominciamo con questa immagine. Vi chiederei di dirmi che cosa notate in questa immagine. Potete scriverlo nella chat. Ci sono quattro persone e un ragazzo che guida, benissimo, e sembrano felici, ottimo. E invece per quanto riguarda il rischio, notate qualcosa? Benissimo, Irene. Ma anche le ragazze dietro non hanno la cintura, esatto. Quindi il rischio non è solo una questione oggettiva, ma è anche soggettiva. Adesso vi mostro questa immagine e vi chiederei in questo form di dire quale di questi animali è più pericoloso. Potete rispondere. Ok, avete risposto, vedo che convergete sullo squalo. Vi chiederei di prendervi qualche istante per ragionare fra di voi su perché avete dato questa risposta e potete farlo collegandovi nel sottocanale di Teams, lavoro in piccolo gruppo. Quindi vi collegate lì, vi aspetto poi sul canale generale per discuterne insieme. Prego. Esatto. Direi che il verdetto è questo, possiamo andare a comunicarlo al professore. Insomma, tutta una serie di fattori che ci hanno portato a decidere, insomma, prendere questa decisione. Benissimo, ok. La vostra valutazione in realtà è esattamente opposta a quelle che sono le statistiche che invece ci dicono che lo squalo uccide molte meno persone rispetto all'elefante. Questo di nuovo manifesta la percezione soggettiva del rischio, perché lo squalo fa paura, l'elefante no, ma non vuol dire che l'elefante sia meno pericoloso in termini oggettivi rispetto allo squalo. Ci sono domande rispetto a questo? Irene, vedo che la mano è alzata, ha una domanda. Prego. Volevo chiedere se è solo un fattore di statistica o se ci sono delle evidenze proprio. Ci sono delle evidenze legate al numero di vittime a livello mondiale per attacchi di squalo rispetto ad attacchi di elefante. Bene, possiamo terminare la nostra lezione e vi saluto, ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci. Arrivederci, salve, grazie. Arrivederci.